Far entrare la luce o gli ultravioletti nel corpo dei malati, iniezioni di disinfettanti, potrebbero far guarire in un minuto. Non ha resistito Donald Trump a proporre la sua ricetta medica per contrastare Covid-19. Un'ipotesi che però ha scatenato unanimi polemiche nel mondo scientifico, che definisce irresponsabile e pericoloso il suggerimento di Trump perché potrebbe spingere qualcuno a provare per conto proprio. Mentre gli Stati Uniti si avviano a superare i 50.000 decessi, il paese deve fare i conti con la peggior crisi economica dalla Grande Depressione. 26 milioni di americani che hanno perso il lavoro, un lavoratore su sei, e le prospettive non sono incoraggianti. In un paese sempre più spaccato, con proteste in 20 stati di chi vuole riaprire tutto subito e aggressioni a medici e infermieri, Trump preme sui governatori per far ripartire l'economia. Il presidente si dice in disaccordo con Anthony Fauci, il virologo, membro della task force della Casa Bianca, secondo il quale il numero dei test effettuati negli Stati Uniti è insufficiente per allentare le misure restrittive. Di fronte però alla fuga in avanti della Georgia, che riapre anche barbieri, spa e negozi per tatuaggi, lo stesso Trump, dopo averlo dato al governatore repubblicano Brian Kemp, fa marcia indietro. È troppo presto. Intanto le Hawaii hanno deciso di pagare il biglietto di ritorno agli oltre 3.500 visitatori arrivati per trascorrere la quarantena nelle isole Paradiso.